Beh, buongiorno, io con piacere parlo della mia esperienza di ortodontista, specialista in ortodonzia che si dedica solo all'ortodonzia, da quando sono passato dall'analogico al digitale. Questo è stato un parto abbastanza lungo per me perché ci ho pensato bene, però a distanza di un anno devo dire che la mia routine, il mio lavoro è cambiato sensibilmente, ovviamente in meglio per quanto mi riguarda. La precisione è buona, soprattutto all'inizio c'è stato un periodo di adattamento a questo scanner della Carestream, perché penso che all'inizio bisogna prendere un po' la mano, e però una volta che si supera la prima fase di training la procedura diventa estremamente rapida, e oggi risparmio senz'altro una quantità significativa di tempo rispetto alle impronte tradizionali. Per non parlare del fatto che oggi l'ortodonzia è sempre più un'impronta digitale, si fanno sempre più setup, sia per quanto riguarda da sempre l'ortodonzia linguale, ma anche l'ortodonzia con allineatori, e oggi anche l'ortodonzia vestibolare è prevalentemente fatta con un setup digitale. Quindi l'invio dei file è estremamente semplice e rapido, non esiste più il discorso del corriere che passa a prendere l'impronta, e questo per me è un grosso vantaggio. L'immagazzinamento dei file è estremamente comodo, non ho più le varie modelli in gesso che girano per lo studio e che mi occupavano un sacco di spazio. I vantaggi sono notevoli, oltre al fatto che è un grosso appeal per quanto riguarda il marketing, quindi il paziente venendo nello studio respira subito un'aria tecnologica, e questo credo che sia sempre più importante per dare al paziente la percezione della qualità che noi vogliamo offrire. In aggiunta allo scanner io utilizzo anche gli occhialini della Epson, gli Smart Blue Glasses, e devo dire che anche con questi mi trovo molto bene, perché non devo continuamente guardare lo schermo, ma con questi riesco a seguire perfettamente la scannerizzazione mentre la sto facendo. Oggi con dei nuovi tools è possibile addirittura farli utilizzare anche al paziente magari durante il bandaggio o durante le procedure più lunghe, in maniera tale che possa vedere un cartone animato se è un bimbo piuttosto che un film se è un adulto, e quindi sono senz'altro un optional molto interessante per quanto riguarda lo scan. È un processo, il passaggio analogico al digitale, che è obbligato, credo che sia inutile rimandarlo, e che prima uno passa al digitale, prima passa alla fase di training, prima comincia ad avere soddisfazione.